Ciao belli, ciao a tutti. Allora, ancora i video di Armando Sanchez, quelli registrati su YouTube, quelli che trasmettono un po' le notizie, gli argomenti e i pensieri sull'attualità. Questa volta parliamo di concorsi di bellezza. Ormai ci siamo vicini all'estate, siamo vicini alla bella stagione e cominciamo a pensare a tanti progetti che vogliamo fare per l'estate, tra cui i concorsi di bellezza, i famigerati concorsi di bellezza. Si dico così perché c'è gente che è d'accordo e c'è gente che non è d'accordo. Ci sono tanti ragazzi che amano questo tipo di comunicazione, altri che invece li snobbano perché dicono che non sono adatti a loro e non portano assolutamente a nulla. Io sono favorevole invece ai concorsi, un po' perché ho fatto la giuria per tanti concorsi di bellezza. Ricordo il Più Bello d'Italia, ricordo Mister Italia, ricordo anche altri concorsi legati più al territorio campano, ma che hanno sempre il loro riscontro, e devo dire che in quel caso ci siamo sempre molto divertiti, perché a me piace vedere proprio il fatto che tanti ragazzi così giovani, così belli, si mettano in mostra e cerchino di trovare un modo per farsi notare. Per me è una cosa meravigliosa, perché non c'è cosa più bella di mettersi in gioco. Ecco, questo è il senso del concorso di bellezza. Non la validità sotto il punto di vista artistico, perché quella può essere una cosa che verrà dopo. Non dovete mai pensare che la cosa sia un fattore immediato. Ma il modo, già il fatto, già l'impatto col pubblico, col palco, con la gente, con la giuria, il giudizio dei giurati, quella è una cosa fondamentale che vi aiuta tanto e vi dà la prima opportunità di farvi notare. Poi, della validità del concorso, della veridicità del concorso, se è truccato, non è truccato, se c'è l'imbroglio, se non c'è l'imbroglio, questi sono altri fattori, ma non ha nulla a che vedere con la vostra partecipazione e con la vostra capacità di mettervi in mostra. Ecco, la cosa bella è il fatto del primo impatto col pubblico. Già è apprezzabilissimo il fatto che voi vi diate così tanto alla gente, e quindi che ben venga la vostra scelta. Io sono d'accordo con voi, che ben vengano questi concorsi. Spero di farne anche tanti quest'anno, perché sinceramente sono desideroso e curioso di sapere chi parteciperà. Però la cosa più importante, ecco, vedete quanti personaggi famosi sono diventati tali per aver partecipato a concorsi: Gabriel Garco, Raul Bova, Beppe Convertini, Raffaello Balzo. Ogni tanto butto in mezzo sto Raffaello Balzo, ma poi ci viene in mente, ma chi caspita è questo Raffaello Balzo? Ma chi se lo ricorda? No, invece sì, lui è un attore bravo e qualcuno, chi ha l'occhio attento, se lo ricorderà sicuramente, perché è veramente un bel pezzo di figo, quindi va bene così. Però dico, questi personaggi qua hanno cominciato dai concorsi. Però non è il concorso che vi fa diventare famosi, attenzione, ma è lo studio, è l'impegno, è la costanza. Potrebbe essere anche il compromesso, ma questi sono cavoli vostri, cioè nel senso non è che nel concorso c'è il compromesso. Il concorso è un punto di partenza, non il punto di arrivo. È il modo per farvi conoscere, e poi dopodiché potrebbe succedere qualche cosa e diventereste poi famosi. Ma è una cosa che verrà sicuramente dopo. Partecipate ai concorsi perché è il modo per conoscere il mondo dello spettacolo, perché purtroppo lo spettacolo è fatto così, è fatto anche di compromessi, non prendiamoci in giro, lo sappiamo bene e tanta gente che mi guarda lo sa benissimo, non bene. Ecco, e quindi mi raccomando, fate tesoro dei miei consigli, mi raccomando, viva i concorsi di bellezza. Anche quest'anno farò tante giurie, preparatevi perché sarò implacabile, bravo ma implacabile, perché bisogna essere anche obiettivi. Chi è bello merita, chi è brutto sa da sta casa, si deve stare a casa, ve lo dico anche in italiano per chi non capisse il mio dialetto. Un bacione grande, ciao a tutti e vita, buona vita e buoni concorsi, viva i belli e viva le belle, ciao ciao ciao.